Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Crusader Kings 2 in Irlanda e in Danimarca con me, Double D Head e Claudi. Ciao a tutti, sono Claudi. E allora partiamo dicendovi una cosa bellissima: abbiamo uno sviluppo incredibile qui in Irlanda perché il mitico Domhnall Dabhail di Ulster può diventare re d'Irlanda, perché abbiamo ben 7 contee, eccole qui, dove c'è scritto Ulster. Abbiamo 7 contee, quindi abbiamo più del 50% di queste contee irlandesi. Col più del 50% si può creare, come vediamo qui in alto, il titolo di re d'Irlanda per Domhnall, e quindi poi potremo anche forse prenderci come vassalli gli altri, almeno potremo mandare la domanda. E essendo poi re d'Irlanda avremo una forza incredibile e una potenza bestiale. Comunque sia, prima di fare tutto questo vogliamo fare un piccolo trucchetto per accumulare più prestigio. Sarebbe qui nell'ambizione, vogliamo mettere diventa re d'Irlanda, perché se riusciamo poi a farcela ci darà 1000 prestigio aggiuntivi, che se no non ci darebbe. Quindi togliamo questa ambizione qui di diventare più bravo in stewardship e mettiamo l'ambizione become king of Ireland, e vediamo che ci darà 1000 prestigio in più, quindi la mettiamo benissimo. E voglio continuare qualche altro giorno prima di diventare il vero re d'Irlanda. Diciamo che all'anno nuovo ci creiamo questo titolo e accumuleremo in totale 1400 prestigio. E Claudi invece sta facendo una guerra. Sì, sono ancora in battaglia con il re dell'Asturia qui, che mi è venuto a rompere le pelotas mentre io mi stavo difendendo dalla Francia. Però dovrei farcela, perché siamo 8000 contro 5000 qui a Lubecca, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ha molte truppe. Più che altro mercenari, quindi devo fare anche in fretta, perché se no mi finiscono i soldi. Per fortuna avevo un po' di soldi prima messi da parte, altrimenti avremmo dovuto dire addio alla piccola Zealand, l'isola preferita di tutti. Se vuoi puoi partire. Ok, vediamo un po' come va questa battaglia. Ed ecco che mi gioia anche il re di Svezia, Inge di Svitiod. Alla buona ora, piccolo Inge. Ok, il mio prigioniero Patrick vuole essere liberato. No, sta in prigione nell'oubliette. Ok, ok, la battaglia sta andando bene, abbiamo vinto la battaglia di Travemünde e loro vanno a... anzi, prima liberiamo questa contea che me ne occupato, quello becca, tanto ci sono pochi uomini. In genere quando cercate di rompere un siege, cioè quando viene occupata una provincia, non mi conviene molto spesso fare l'assalto, quindi di attaccare subito per liberarla, perché perdete davvero molti uomini. Però se lo fate subito, in realtà sì, e se avete abbastanza uomini è una cosa che vi conviene fare, perché ad esempio io avevo 8000 uomini e loro avevano solamente 100 uomini a difendere, quindi non era una cosa proibitiva, anzi. Ho perso un po' di uomini, cioè non tanti, però mi è convenuto. Subito ho liberato la provincia. E mentre tu fai assalti a caso, sì, noi siamo arrivati nell'anno nuovo ed è l'anno più importante nella storia dell'Irlanda, perché Domhnall Dabhail di Ulster sta per creare il titolo. Sì, sarà il secondo re d'Islanda, perché prima di te c'era solo un certo Mael Secnail, che non so se... sì, è un tuo parente ed era tuo zio, sì. Esatto. E quindi tu puoi raccontare di come hanno ucciso tuo zio, però l'hai succeduto tu, wow. Esattamente, esattamente. Ok. Ragazzi, creiamo e vediamo che ora siamo a 568. Crea prestigio, sì. Titolo. E si sale a 968 prestigio, perché ci ha dato i primi 400. Che noi vediamo corona. Che abbiamo una bellissima corona. Ma io c'ho tipo un pezzo di ferro in testa. Dove mi piace questa corona così bella? Wow. Ma tu sei un sembra un cullare per i cani in testa. Vabbè. E ora che sono re d'Irlanda, ci mancherà soltanto di andare avanti di un giorno per avere anche questa ambizione, più altri 1000 prestigio. E funziona. Wow. E funziona.
Incredibile, autorete. Siamo riusciti, infatti c'è scritto Ireland, a diventare re d'Irlanda. Niente male, ragazzi. Non è proprio quello che avevo in mente, ma niente Un attimo, solo devo far educare Freerec prima che fare play. E lo facciamo far educare proprio da Freerec. Wow, Freerec che educa Freerec. È il nonno, io sono, ok. Wow, questa tradizione di mettere i nomi ai nipoti ti è proprio rimasta. Sì. È una cosa che in alcune parti si fa. Ah, possiamo fare questa. Facciamo questa decisione qui. Hold the Grand Tournament che Sì, ci. questa è una cosa che ti dà molto prestigio e che ti può fare appunto un torneo tra cavalieri lì nel tuo regno. No, ma E, perdiamo 200 monete. sì, è una cosa che costa, però ti dà del prestigio, mi pare anche un bel po'. E rende anche felici i tuoi vassalli, penso. Ha visto che non ho ancora con te con vassalli, voglio aspettare un attimo prima di Ma farlo. quanto stai ora lì di me? 7 di 6. Ah, ok, dai. Lo potresti anche tenere volendo. Magari quando poi tuo figlio Egon. Ma tra l'altro credo che quando Egon eredita, lui avrà almeno 7 di Demesne. Perché lui ha 13 stewardship. Se magari lo Già farei uno. sposare con una donna con un'altra stewardship, credo che potrei mantenere anche tutte queste con te volendo. Sì. Quindi se vuoi puoi anche non darla via una. Almeno per il momento. Poi magari quando più avanti hai ancora più Irlanda, potresti darne via qualcuno. Comunque, io sto spaccando ora l'armata francese, però mi devo muovere perché mi stanno finendo i soldi. Ok. Va bene. Abbiamo distrutti. Ora andiamo a liberare Zealand, magari. Un attimo solo, però voglio vedere se mi conviene levare questi mercenari. Perché quante compagnie ho? Uno, due, tre. Tre compagnie, sono tante. Potrei levare. Vediamo un po'. Una compagnia scozzese me la tengo. Levo la compagnia dei bulgari, dai. Ok. Mi rimangono 6.000 uomini che sono più che abbastanza. Ok. Come vediamo noi adesso, avendo il titolo di Re d'Irlanda, possiamo dichiarare guerra a tutti gli altri qui in Sì, Irlanda con ora un de jure è tutto tuo claim territorio, de quello jure, lì di Irlanda, sì. esattamente. Come abbiamo fatto prima per prenderci Dublino. L'unico fastidioso qui adesso è questo Ale di Connacht perché è un Norse, No, sì. che quindi ha anche un'altra religione e quindi non vuole Ma non diventare il credo che nostro diventerà molto vassallo. forte. Però magari vediamo se uno di questi ha una opinione positiva. Benissimo, Sì, credo che qualcuno, se magari gli dai qualche soldo. ragazzi, il nostro bishop è riuscito a convertire la religione qui a Dublino. Vorresti dire dai, quindi. Invece hai detto No, Dublino. Dublino ora Ok. mai. Benissimo. E la cultura cambierà col tempo. Sì, devi aspettare un po'. Ci sono vari modifier che influiscono. Credo che influisca anche proprio i parametri del tuo personaggio. Se non mi ricordo male, la stewardship che influisce in questo. Quindi ora tu hai 5 un po' basso, questo ci metterà un po' di più, però magari con Aegon potrebbe succedere abbastanza velocemente. È influita questa cosa del cambiare cultura delle province anche da se lì vicino ci sono già delle province irlandesi. Visto che alla fine Dublino è circondata da province irlandesi, dovrebbe essere un processo abbastanza veloce. Intanto stavo dicendo, noi adesso che siamo re d'Irlanda possiamo anche offrire alle contee qui nel nostro reame de jure di diventare nostri vassalli. Infatti vediamo, l'Earl Chen Faelad di Thomond ha un'opinione positiva verso di noi, è anche molto stressato, quindi vediamo se vuole diventare il nostro vassallo e dice di sì. E Sì, dice di vorresti sì. da farlo, invece Perché di fare le abbiamo. guerre, sì. Esattamente, quindi dato che noi questa contea non la vogliamo avere tutta per noi, la metteremo comunque ad un vassallo, quindi possiamo anche prendere lui come vassallo e averlo sotto di noi. Gli facciamo questa offerta e vediamo cosa risponde.
e accetta Benissimo. fedeltà anche qui a Tomond, quindi il nostro regno diventa sempre più grande. Benissimo, ragazzi. Lì in giro perché quello è il ducato di Munster, il ducato più a sud dell'Islanda. Vedi Sì. se anche Ormond e Desmond vogliono Vediamo, Desmond ha diventare una vassalli. opinione molto molto positiva del nostro personaggio. Non accetta perché... Lo dice perché? Strano. Allora, quell'altro mi dava power più 5 stelline. Lui qui power mi dà meno 2. Perché? Devi vedere quando gli fai offer vassalization. Se vai su no, ti escono i Appunto, vari. appunto, mi dà meno 2 di power. Questo Ah, questo ti intendo. ritiene poco potente. Cioè, può essere che tu abbia Praticamente, abbassato tutto. praticamente tu vai sul no e c'è scritto power e poi c'è meno meno. Sì, ci dovrebbero essere varie cose per cui ti dà dei meno o dei più. Esatto. Vorresti vedere quali sono quelle cose. Alla fine il power, la cosa più importante è perché quando l'ho fatto su quell'altro tizio lì, quello a Tomond, mi dava power Questo è perché addirittura. lui ha più truppe di Tomond, perché vedo che Tomond ne ha 600 e Desmond invece ne ha un migliaio. Non lo so, forse si Ma... crede di poter resistere in teoria se ci fosse una guerra, non lo so. Ma... È ridicolo, è ridicolo. Invece vabbè, dai. Ormond, vediamo Ormond. Ormond. Ormond anche dice sì e mi dà power più 2 e opinion più, anche un più. Quindi questo funziona, ad esempio. Non Perché lo lui fa power più 2 e quell'altro no? Questa è la domanda. Comunque so. sì, adesso prendo anche Ormond, così lui si sentirà circondato da me. Non lo so. No, ma credo che salirà ancora di più il tuo power, come lo definisce qui. Quindi magari poi accetta quello di Desmond adesso, Eh prova. sì, e abbiamo anche lui. Infatti adesso potremmo addirittura prenderci il ducato di Munster, volendo. Aspetta, non fare play quando è finito perché sto facendo una battaglia qua. Ok, Vediamo questo Earl vai, va bene. Catania, cosa fa. Io sono all'85% qua, quindi mi sa che ce l'abbiamo quasi fatta. No, lui fa comunque power meno 2, strano. Wow, la cosa più incredibile è che il re di Francia non è più re di Francia. Perché questo scemo si è fatto buttare giù da un Carling mentre stava cercando di fregarmi l'Olanda. Cioè, quest'isola in Olanda, Zealand. Ah Wow. sì, eh Ed è sì. tornato sul trono Matthew Carling, ecco, eh sì. Eh Maledetti sì, Carolingi. maledetti Carolingi. Purtroppo più si va avanti, più aumentano. Ossory, vediamo cosa dice. Anche Ossory vuole diventare un vassallo. Addirittura su Ossory mi dà power, mi dà 5 più. Beh, perché ora sei davvero potente, cioè hai 7 Però province quello di 4. Desmond comunque è reluctant, non Vabbè, so perché. se reluctant, basta gli fai una guerra degli Ur, credo che una contea contro un regno di 10 non può fare Bene, prendiamoci anche Ossory. nulla. Oddio, 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 mi hanno maimato, mi hanno tagliato una gamba, un braccio, quello che è. Oh no. Perché combatti? Perché sono un grande combattente. A quanto pare no, con i tuoi 12 Marshall, perché adesso Vabbè, ti non è manca un 12. arto e sei anche posseduto comunque, quindi un Sì, sono anche un Kingslayer, ho una Kingslayer, hai la cicatrice, sono un cicatrice. vichingo, un guadagnato. Sono orgoglioso, però sono anche giusto, sono anche uno scolaro, sì, sono diligente e sono ambizioso. Il Wow, e sono anche coraggioso, coraggioso. sei Wow. coraggioso. È uno dei personaggi con più tratti che abbia mai avuto questo. Ma mi spiace, senza una gamba Mi non sa che conta. morirò presto, però l'importante era vincere questa guerra. Tanto alla fine erediterà di sicuro mio figlio Bagseg. Abbiamo anche Ossory, ragazzi. Vediamo un po' la contessina qui, la Sebdan, cosa E abbiamo dice. vinto la Holy War contro la Fu Francia, perché adesso solamente è il duca di Orleans, sì, e di Valois. Mi spiace, piccolo duca. Ma hai fatto davvero una brutta scelta a fare la guerra contro di me, perché ho appena vinto. Un attimo che buono che abbasso tutte le mie armate e mercenari vari. Ok. Ok, adesso se facessi una guerra per Trondelag che già sta subendo varie guerre però. Vediamo un po'.
Vediamo se ne vale la pena. Sì che ne vale la pena. Però mi servono un po' di truppe. Beh, dicevi tu, Ostori, l'hai presa, ti manca Leinster là? Linster, anche lei fa power meno e non so perché. Credo che per power intenda semplicemente che si sente che è abbastanza truppe. Infatti credo che dipenda proprio dalle truppe, perché vedo che sono le uniche due contee che hanno più di 1000 soldati. Sì. Quindi forse avendo più di 1000 soldati pensano di poter resistere contro di te. Però mi sa che non hanno fatto bene i conti, ecco. Una cosa interessante è che qui su Ah, ti, Ossori. scusami, ti conviene subito prendere Leinster. Perché se vedi è sposata con il re di Gwynedd, che sarebbe un duca a Linga in Galles, quindi erediterà la figlia di questi due e diventerà de jure parte, cioè de jure de facto parte di Gwynedd, questa cosa quando muore questa tizia, Sebdan. Quindi ti conviene, se puoi, subito prendere l'Inster e magari darlo a qualcun altro. Perché altrimenti non rischi che diventa parte di quel duca gallese. Che vabbè, non sarà un grande problema perché non ha tante province, però poi ci dovrai fare la guerra, ecco. Comunque sì, io su Ossory ho un weak claim, Sì? Eh con il quale però chissà perché adesso potrei anche revocare la contea a questo tizio. sì, perché alla fine è un claim, non importa che sia un weak o strong. Se è sotto il tuo controllo o comunque sotto un tuo vassallo, tu puoi scegliere di revocarla se tu hai un claim di qualche tipo. Alla fine tu un claim, anche se weak, ce l'hai. Cioè, quel weak claim perché uno dei tuoi nonni era Dungalo di Ossory, per questo è weak. Mentre Ed probabilmente aveva lo strong claim, che tramandandosi a te è diventato weak. Ok, allora nel frattempo proviamo a fare questa guerra per Namdal, magari prima che muoio, perché trovo che muoio. Ah, non posso farlo, perché? E adesso potrei creare anche il titolo di Ducato di Munster, ma... Esatto. E poi ti troveresti tre ducati. Quindi andresti oltre il limite di due, ti darebbe un malus da parte dei tuoi vassalli. Quindi forse non ti conviene. Oppure se vuoi, puoi crearlo e darlo ad uno dei conti che hai giù sotto Munster. Anche perché se non lo fai tu, non esisterà mai questo ducato, perché bisogna avere due di tre in questo Sì. caso. E non lo possono fare questi, a meno che non si uno di questi due non fa la guerra all'altro e si prende la contea. Quindi se vuoi lo puoi fare tu e gli puoi dare il ducato, perché probabilmente se vai su di loro, su Tommond, su Ormond, dovrebbe esserci il modifier desidera la contea di, cioè il ducato di Munster forse. O forse no, perché in realtà non esiste ancora questo Eh sì, titolo. non esiste. Vedi tu, se vuoi lo puoi creare. Più che altro è comodo creare dei ducati e dargli ai tuoi vassalli. Se vuoi un po' raggruppare i tuoi vassalli, ecco, cioè se invece di avere due vassalli lì sotto a Munster, ne vuoi avere uno solo, quindi crei il ducato, lo dai uno di questi due e quello là si ritroverà come vassallo l'altro, e Sì. quindi ti ritrovi con un solo vassallo invece di due. Per questo può essere comodo, però se non ti dà troppo fastidio, puoi anche rimanere così volendo. Sì, per il momento non lo creo ancora. Tu Ok. a che punto sei? Ah, io ho vinto la guerra qui. Vorrei fare la guerra per quel luogo sacro che è qui in Norvegia. Namadal, dovrebbe essere, sì. Se riuscissi a prendere questo potrei anche diventare, cioè riformare la religione, solo che per qualche motivo non me lo fa fare. Credo perché già è occupata, se vedi qui Trondelag. Quindi devo aspettare che finisce questa guerra. Aspettiamo un po', anche perché così mi si rigenerano un po' le truppe che prima ho usato. Ok.
Facciamo educare Fine Cell da Bona e vediamo un po' cosa succede. sì. Ah, c'è troppi ingegneri qua che potremmo andare a casa. Abbiamo un sindaco. Sì, dammi 25 volte, grazie. Abbiamo due pure fuori. Oh, sai, questo sta ancora provando ad uccidere mio figlio. È incredibile. Ah, tra l'altro adesso Desmond accetterebbe perché il nostro power è salito nei suoi Eh occhi. sì, allora lo dobbiamo anche vassalizzare. E Sì, forse anche l'Inster, forse vedi? anche l'Inster. Sì, anche l'Inster. Probabilmente ora che mi sono rigenerato un po' le truppe, Sì, magari. però comunque ti suggerisco di levargliela quella contea all'Inster in qualche All'Inster, modo. sì. Sì, magari o ti fabbrico un claim, oppure a volte mi pare che puoi fare della tab intrigo, stesso dalla schermata dei plot, puoi fare un plot per creare un claim, o comunque per revocare quella contea, ecco, però non so come si fa specificamente a sceglierne una, oppure Vediamo, aspetta, questa prima me li vassalizzo e poi vedo. trovo un po'. Ok, wow, l'Islanda è quasi Hanno completa, accettato, sì. manca solo Connaught. Infatti adesso mi fa vassal inheritance warning perché Ah andrebbe. sì, l'ideale è che glielo levi proprio. Poi questo re di Gwynedd, chi sarebbe? Vediamo un po'. Ah, ok, sono queste due contee qua in Galles, queste due contee a nord. Quindi non è che sia che è molto forte. Sì. Non so se volendo potresti anche fare. No, non lo puoi vassalizzare, no, perché non è de jure tuo. No, no. Ah, tra l'altro abbiamo un prigioniero, Sì? una certa Gloth, che sarebbe la moglie dello Spy Master di Ossory. Posso fare ransom? No, nessuno ha interesse a Ah, pagare una piccola 46 nobiltà, ore. dai. Hvitserk. Ah, sì. Blood. Sto seriamente pensando di uccidere un mio nipote prima di morire. Wow. Perché mi dà problemi avere un nipote così. Quindi mi sa che imprigioniamo il piccolo Enea. Sì. Gli tagliamo la testa. Ma perché? Ok. Perché. Ok, l'ho fatto. Ma cosa t'ha Perché fatto? tanto già sono un Kingslayer, quindi non fa niente. Già sono un tiranno, Oddio, ma quindi. povero bambino! Era il figlio di Bonina! Sì, mio figlio mi odia tipo adesso. Ma Vabbè. Bonina li ha sfornati apposta uno dopo l'altro, come dicevi tu, e adesso hai ucciso il bambino. Sì. E il fatto Cattiveria. che se morisse adesso Bugsec, poi avrei due re di maschi, cioè avrei avuto Freyrek ed Enea, appunto, quindi ne ho dovuto uccidere uno. E anche se morissi io, Bugsec ereditasse, si ritroverebbe lui lo stesso problema, quindi gli ho levato il problema prima di morire Meno io, male che all'inizio di questo let's play hai detto che ero io quello che imprigionava la dai. gente a random. Vabbè, dai. Vabbè, ma finché stanno solo dei bambini innocui, si può pure fare, ma. Tu lo facevi in genere con i tuoi vassalli senza motivo, ecco. A proposito, attento ora che hai un po' di vassalli e non farli incavolare perché. Vabbè che sei abbastanza forte, non credo che nemmeno volendo potrebbero buttarti per aria. Wow, Trondelag, che è la contea che vorrei, è in guerra con tutto il mondo lì vicino. Maledetto. Vediamo un po', vediamo un po'. Bla 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 deve essere educata. Sì, è un gran chiacchierone quello là. Chiacchierone. Ok.
Ma secondo me Connaught lo potresti anche prendere con una guerra appena ti si rigenerano le truppe. Allora, bla bla bla, la facciamo educare da Benulad, Ma la Ben Laden courtier era quella che... Eh sì. posseduta che mi ha ucciso il Eh sì. fratello. Ok. Wow. Wow, fortissimo, bla bla bla. Ed è anche una super bambina super incazzata, stai sì, avanti. già adesso, già adesso. È una bambina super muscolosa che va in giro a picchiare le persone che parlano Tra troppo. l'altro Egon è diventato adulto, vediamo com'è diventato. Vediamo un po'. Ah, niente male. Sì, è abbastanza buono, eh. Purtroppo ha già tutto su... Vabbè, non è purtroppo, alla fine ha già tutto su superiore all'8, quindi non puoi mettere un'ambizione per migliorare i vari tratti, però già va bene così, dai. Però ci saranno sicuramente vari eventi durante il gioco, Sì, tipo sì, sì. andare Comincia se vuoi a in cercare di una moglie che abbia un bel po' di stewardship. Diciamo superiore al 12, almeno 13. Perché credo che in quel modo potrei tenerti tutte e sette le contee che hai adesso senza avere un malus. O se vuoi aspetta, te la do io una moglie. Vediamo se c'è una bambina pronta Wow. per essere ingravidata. What the fuck? No, allora c'ho una courtier stupida. Vediamo se ho delle bambine. Allora, ho siffaretto, salto con l'asta e ho cracker. Salto con l'asta, te la tieni tu. Se guarda, salto con l'asta è quella che ha più stewardship, però no, lo ma faccio l'asta. sposare con l'etiope. Oddio, l'etiope. Chi è l'etiope? C'è un etiope che ho trovato qui a random, che è una principessa di Nubia. Ah, se lo vuoi fare, solo che poi ti ritroverai tutta la progenie di colore, cioè che non c'è nulla di male, però sarà un po' strano vedere gli irlandesi tutti regnati da una persona così, però non lo so. Può essere funny, dai, se Ma vuoi fare. alla fine non lo so, alla fine io vorrei trovare una lustful come sempre. Oddio. Ma perché? Perché Se sì. guarda No, che anche se non sono lustful ti danno degli eredi, allora cerchiamo più in là. Al eh. Cioè, momento non c'è nessuno di buono. le mie concubine prima che le ammazzassi o che morissero durante il parto erano normali. Non possono essere tutte le donne come Bonina che fanno un figlio all'anno, mi Sì. spiace. E mentre Oh, Bonina Bonina si è fa un figlio fermata. all'anno e noi Oddio, ma è incinta, abbiamo infatti, è ancora incinta Bonina. un'altra volta, Sì, wow. sì, sì. Wow. Ok. Che donna da avere. Sì. Ok, comunque, mentre a noi manca soltanto una contea per avere tutta l'Irlanda completa, che è stato un procedimento molto molto veloce, dobbiamo dire che anche per questa parte è tutto. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.